Buongiorno amici, eccoci per le previsioni settimanali, settimana che va dal 16 sino al 22. Questa è una settimana anche molto particolare perché vede l'ingresso, seppur il 22, quindi domenica, di Mercurio in Scorpione, quindi si accentuano ulteriormente i momenti di revisione della propria vita per quanto riguarda i segni fissi. Quindi in qualche maniera è una settimana in cui, seppur nell'ultima parte della settimana, in cui ancora si ribatte sul concetto di rivoluzione per quanto riguarda i segni fissi, ma vedremo anche poi per alcuni segni cardinali. Ma non vi spoilerò nulla e vediamo di analizzare segno per segno questa settimana. Ariete. Ah, iniziamo tirando un bel respiro di sollievo, perché questa settimana, finalmente, dopo insomma una decina di giorni abbastanza complicati, in cui alcune preoccupazioni, alcune noie, alcuni sentimenti ondeggianti e altalenanti, emotivi e non, si sono succeduti nella vostra vita, si sono susseguiti, finalmente domenica questo Mercurio ingressa nel segno dello Scorpione, generando un po' quello che è definito in astrologia fotografia karmica dei pianeti che sono in quinconcio, quindi un fermo, una fotografia di situazioni che ad oggi condizionano i nativi del segno. Però abbiamo tutta una settimana in cui questo Mercurio agisce andando a opporsi all'ultima decade del segno, vale a dire che ancora alcune tensioni, alcuni momenti difficili, alcuni ostacoli anche non voluti ovviamente, ma improvvisamente capitati nella vostra vita, legati ad altre persone, si accadranno. Ma per quanto riguarda il lavoratore autonomo, questa è una settimana in cui non mancheranno le possibilità di spese, ci sono degli investimenti da fare, questo Marte nel vostro ottavo campo solare, qualche cosa circa il denaro si manifesta, una preoccupazione, un problema, la necessità di avere più denaro per concretizzare un progetto anche importante va a manifestarsi appunto con la presenza di questo Marte Scorpione, come meraviglioso. Idem, questa Venere che comunque, essendo nel segno della Vergine, ancora genera un ulteriore quinquance, no? Una figura geometrica di blocco di cui parlavamo, è sicuramente una Venere che agisce nell'ambito del lavoro, quindi se trattasi di lavoro, se dobbiamo parlare del lavoratore autonomo, non possiamo che sottolineare che questa settimana il lavoratore autonomo lavorerà, guadagnerà, ma avrà anche dei costi inaspettati che sicuramente potranno non essere così piacevoli da dover sostenere. Tuttavia, sappiate che le energie dei pianeti stanno cambiando e con la Luna di martedì e mercoledì in trigono al vostro sole, certamente un'opportunità, un incontro professionale, un cambiamento, un contratto nuovo può anche essere apripista di nuove collaborazioni per i liberi professionisti davvero, davvero soddisfacenti anche a lungo raggio. I dipendenti con transiti del genere dovranno in qualche maniera gestire diversamente il proprio ambiente lavorativo, perché molti di voi ormai si sono abituati ad una routine e come tale continuano, perseverano in questa routine, non essendo poi completamente felici della loro vita, essendosi accontentati un po'. Forse molti hanno dei progetti, molti hanno anche quella positività necessaria per andare avanti nel proprio percorso, che è sicuramente straordinaria e che concede ai nativi del segno anche di progettare. Però i dipendenti questa settimana, forse complice anche questo Mercurio in opposizione del Sole, sentiranno maggiormente questa pressione dall'alto, la pressione, le responsabilità, il senso del dovere. È una settimana buona, soprattutto nelle giornate centrali di martedì e mercoledì, e è positiva anche nel fine settimana con una luna che comunque accompagna la domenica in acquario tutti coloro che desiderassero anche dedicarsi al relax, al riposo e a momenti di leggerezza. Particolare attenzione invece deve essere sostenuta nelle giornate di giovedì e venerdì, perché questa luna capricornina in concorso a Mercurio può realmente lì generare quell'ostacolo di cui stiamo parlando e quella situazione che in qualche maniera potrebbe farvi storcere il naso, però è tutto passabile, tutto superabile, niente di così fuori dall'ordinario, perché questi pianeti ci raccontano di cambiamenti graduali che stanno per avvenire e avverranno, ma non sono poi proprio dietro l'angolo ancora questi cambiamenti. Qui mi rivolgo a quel dipendente che magari desidera cambiare lavoro, cambiare incarico professionale.
Per quanto riguarda invece la sfera personale, la coppia brilla all'orizzonte, possibilità di progettare il proprio futuro, possibilità anche di vedere più in là del proprio naso, perché molti magari si accontentano della quotidianità, della situazione che è venuta a crearsi, ma questa luna che fomenta la passione, il fuoco ardente della coppia, può anche portare non solo quei qui pro quo che forse sono anche un po' necessari, né? Nell'ultimo tempo siete stati molto sedentari, vi siete un po' crogiolati nel vostro brodo e con questa luna di questa settimana qualche bel movimento energetico potrà sicuramente darvi ancora quella vitalità e rivitalizzarvi. Attenzione però, perché voi amate le sfide, amate la competizione, amate vincere, avete anche una forte componente spirituale, qui è innegabile, però la luna di giovedì e venerdì che si congiunge a Plutone, che quadra il Sole, che attiva l'opposizione mercuriale, potrebbe condurre molti di voi ad avere quei qui pro quo che poi non sono così rivitalizzanti come abbiamo appena detto, ma sono quei qui pro quo che vi infuocano la mente e il cuore e vi fanno tirare fuori la parte più buia di voi, quindi mi raccomando, fate attenzione proprio in quelle giornate quando qualcuno potrebbe contrastarvi nella sfera poi di coppia in particolar modo, ma anche negli affetti. Diverso è il single, non ci sono incontri importanti all'orizzonte, forse c'è stato un ritorno dal passato, forse c'è stata una conoscenza in precedenza nelle scorse settimane, ma non c'è ad oggi un rinnovamento della cerchia delle vostre liaison, delle vostre passioni. È una settimana intensa, soprattutto per i single che vogliono divertirsi, perché con questa luna nel fine settimana e nelle giornate centrali non mancheranno i momenti in cui desidererete divertirvi e vorrete anche lasciarvi andare un pochettino di più in vista anche di quella che è una settimana a livello lavorativo non certo facile, non certo leggera. Diamo ai nativi del segno dell'Ariete un 7 meno. Toro, i nativi del Toro hanno un tutt'altro aspetto astrologico. Partiamo dal fatto che vi è una serie di opposizioni, sono una serie di opposizioni che sicuramente sono ingombranti e partiamo da Marte che si oppone per i decani primari del segno e che comunque vanno a limitare l'azione dei nativi del segno del Toro, portando anche dei blocchi, dei conflitti, dei contrasti bloccanti da parte di terze persone, da parte degli altri. Quindi è una settimana in cui comunque Marte la fa da padrone e la farà da padrone anche per le prossime settimane, per direi proprio per tutto il mese di ottobre e parte di novembre. Marte birichino, perché è un Marte che può portare i liberi professionisti a dover necessariamente chiudere un rapporto professionale che ormai è divenuto sterile economicamente, ma anche dal punto di vista delle emozioni. È un Marte che potrebbe anche far indispettire molto il libero professionista che per svariate ragioni o perché si sente fregato, perché non si sente considerato, perché gli altri non hanno quell'atteggiamento di serietà che egli si propone avere o desidera avere dagli altri, che potrebbe anche così perdere la pazienza in maniera ingiustificata, perché di fatto sono tutte concezioni, congetture che possono anche non essere riscontrabili nel reale. Quindi è un Marte birichino, soprattutto per la decade primaria, ma non si toglie affatto l'energia di Marte anche per le decadi secondarie e terziarie, per la seconda decade, la terza decade per intenderci, perché è un Marte che via via avanza nel segno opposto dello Scorpione e mette in luce delle dinamiche comportamentali volte al cambiamento. Molti di voi sono stanchi della situazione attuale di vita e quindi desiderano cambiare, voltare pagina. Questo Marte aiuta, alimenta il cambiamento, alimenta anche l'insoddisfazione in concorso a Plutone, che dalla quadratura, che dal trigono capricornino, genera la necessità di un cambiamento tutto tondo. Quindi i nativi del Toro avranno molto da lavorare. Se non lo faranno loro su loro stessi, sarà la vita che attraverso eventi esterni farà sì che questi taurini più insoddisfatti trovino la retta via. Non dimentichiamoci che a breve Saturno e a meno breve Giove si riattiveranno e genereranno quelle svolte necessarie nel campo del lavoro, ma anche in amore, e lo vedremo poi, nelle vostre vite.
Tornando però ai liberi professionisti, questa è una settimana di un bel movimento e la settimana non parte benissimo. Lunedì c'è questa luna che è scarica, una luna che porta una scarna energia fisica, di vitalità, ma al contempo la necessità di essere grintosi, determinati, vitali. Quindi c'è questa dicotomia, questo contrasto della luna opposta al sole in concorso a Marte che genera anche un'ambivalenza nella lettura astrologica, ma anche un'ambivalenza nelle energie, perché vivrete momenti in cui sarete molto smossi dalla luna in opposizione e altri momenti in cui invece le energie mancheranno, quindi non ci sarà poi un'equipollenza tra la vostra vitalità e effettivamente quello che la vita vi richiederà nelle giornate di lunedì. Anche parte di martedì sarà così, ma via via ci sarà un netto miglioramento che arriverà come climax energetico, come punto massimo tra giovedì e venerdì, quando questa luna capricornina accende Plutone, accende la vostra voglia di vivere anche quella sfida in più lavorativa e quindi vi concederà anche di essere più sfrontati, essere più in linea con le richieste del mercato qualora lavoriate insomma in ambito commerciale. Pianeti ribaltati per quanto riguarda il dipendente che vive condizioni ovviamente di matrix lavorativa, cioè schemi lavorativi preimpostati, in cui questo Marte e questa Luna possono mettere in rilievo proprio nei primi giorni della settimana dei momenti di difficoltà, dei momenti di frustrazione in cui vorrete fare tanto, vorreste fare come volete voi, ma vi sentite schiacciati, oppressi, non vi sentite liberi di agire. E c'è una rabbia dentro di voi che non sempre trova sfogo verso contrasti o confronti con gli altri, ma rimane più tacita e latente in voi e genera delle forti forme di frustrazioni. Altri invece scaricheranno attraverso dei confronti e dei contrasti netti, complice anche la presenza nel sesto campo mercuriale che in qualche maniera sostiene, seppur pacatamente, che i cambiamenti dietro l'angolo ci sono, ci saranno e condurranno molti, molti di voi a cambiare anche in seguito ad un confronto. Però ovviamente entriamo in una sfera di probabilità molto più limitata rispetto alla lettura che abbiamo appena fatto. E la coppia, ragazzi miei, la coppia, se funziona, questi sono transiti in cui viene messa a dura prova, perché chiaramente bisogna leggere la sinastria, quindi bisogna fare una vera e propria comparazione tra il tema di lui e il tema di lei, o lui, lei, però in via generale vi dico che con questi transiti e opposizioni abbiamo Marte, abbiamo un trigono di Plutone, a breve avremo anche l'ingresso di Mercurio nel fine settimana, cioè, i contrasti ci saranno, perché i contrasti inizieranno a sorgere molto velocemente verso tutte quelle persone che non stanno bene in compagnia del proprio partner. Quindi tutti coloro che, nativi del toro, hanno accanto una persona sua per compagnia, questo Marte mette in riga e sistema. Anche se nell'ipotesi in cui voi stiate con una persona congeniale, il vostro destino è per sinastria acquisita, una sinastria buona, l'opposizione marziana è un'opposizione che mette alla prova, definisce quella che è la prova del 9 della coppia, o si sale o si scende. Rimanere uguali con questo Marte nativo all'opposizione del Sole, quindi molto forte in Scorpione è pressoché impossibile, quindi un cambiamento anche nella coppia più solida ci sarà in seguito magari ad un contrasto, ad un confronto. Non è detto che si manifesti questa settimana perché Marte è ingressato da poco nel segno, lavora molto per le prime decadi del segno del Toro e viene alimentato dalla Luna appunto tra lunedì e martedì, però in via generale, questo momento in cui i nativi del Toro devono prendere in mano la propria vita e rivoltarla come un calzino, soprattutto la coppia instabile, ma anche la coppia stabile deve porsi di fronte alla necessità di una scelta, di una crescita, di un'evoluzione del proprio legame. Qualcosa dovrà essere compiuto con transiti del genere, perché così non potete più restare. Complice anche di questa analisi il trigono della Venere, che dalla Vergine ambisce a rivitalizzare tutti i segni di terra e lo fa in una maniera egregia, se lo farebbe in maniera egregia anche per i nativi del Toro, se non ci fosse quell'opposizione molto pesante di Marte che, ahimè, è un po' come un cuscino soffocante le energie. Però rimane comunque un trigono e quindi comunque i single possono giovare di questo trigono, soprattutto nelle giornate di giovedì e venerdì con la Luna complice in Capricorno che apre un'attivazione pazzesca, può portare anche incontri karmici straordinari, anche l'inizio di storie d'amore davvero significative. Quindi attendetevi single un incontro che davvero può essere molto bello per tanti di voi. Quindi sono più che contento nel darvi questa settimana un bell'otto pieno. Gemelli.
Per i gemelli, anche per i gemelli, così come è stato per il toro e per l'ariete, si apre tutta un'altra lettura astrologica, devo dire, abbastanza interessante anche per i neofiti, perché questi pianeti sono messi in una posizione tale, quasi da manuale, che possono spiegare facilmente l'astrologia anche più spicciola. Perché? Perché partiamo dal fatto che abbiamo una quadratura saturnina dal segno dei pesci che agisce in particolar modo per la prima decade gemellina, ma che è ancora latente perché è in retrogradazione, e pone i gemelli nella necessità anche interna, interiore, di cambiare qualcosa. Cioè, ossia, i gemelli sentono dentro che qualcosa dovrà cambiare, se non adesso è il futuro. Però la sentono questa cosa che deve cambiare, cioè sentono che così non si può più andare avanti, che c'è qualcosa che devono mettere a posto. E poi la quadratura di Venere in Vergine, lì, ragazzi miei, lì acuisce la vostra forza di volontà, il vostro desiderio già di mettere a tavolino le regole anche di una convivenza, di un rapporto a due, di istituire nuove regole per una relazione anche sorta da poco tempo, o nuove regole verso voi stessi comportamentali che sino ad oggi volevate adottare per migliorare la vostra vita, che ancora ad oggi non siete riusciti ad adottare. La diplomazia manca questa settimana, eh? Sarete belli diretti, belli schietti, e forse anche questo Marte che si trova nel vostro sesto campo solare non è che incentivi in maniera così importante l'arte della diplomazia, anzi vi rende veri e propri guerrieri, soprattutto poi se avete un ascendente in un segno di terra, apri il cielo, sarà una settimana in cui non mancheranno i momenti di contrasto, confronto, dibattito bello acceso, anche per situazioni che nella vostra famiglia d'origine o nella vostra relazione devono essere aggiustate. E il libero professionista questa settimana ha tanto da lavorare, non è una settimana facile, è una settimana in cui la fatica lavorativa si sentirà, si darà da fare molto, espanderà la cerchia degli affari, forse un cliente, qualcuno ha fatto una promessa che poco viene rispettata, o i tempi che dovevano essere rispettati non sono rispettati, quindi nasce una certa preoccupazione, una certa ansia anche per un pagamento magari da ricevere. E a proposito di soldi, questa settimana si fanno i conti con il proprio portafoglio, perché la difficoltà economica di poter stare a galla con una quadratura venusiana e una quadratura saturnina e la fa da padrone, quindi alcune spese impreviste, alcune situazioni difficili di gestione potranno manifestarsi con questa pesante quadratura di Venere e anche dello stesso Saturno. Ciò non toglie che ci siano anche giornate belle per chi magari ha difficoltà finanziarie o ha difficoltà lavorative, eccetera, eccetera, perché la Luna si sposta nella sesta zodiacale e arriva nel fine settimana, ma già a partire da giovedì, devo dire, ad una posizione veramente molto bella, perché pur essendo in Capricorno va ad alimentare tutto ciò che è spostamento, progetti, viaggi, eccetera, eccetera, e va anche ad acuire quella voglia del libero professionista di magari fare quel sacrificino in più per avere quella somma di denaro che potrebbe sicuramente far comodo. Quindi ci sono delle tranche energetiche molto buone, ma la fatica la sentirete. Stessa cosa per il dipendente che, seppur essendo inserito in una matrix, ripeto, lavorativa, cioè in uno schema, in una ragnatela lavorativa già preimpostata dalla società, dall'azienda, dalla propria mansione, dal proprio ruolo, avrà dei pianeti che scuotono gli equilibri, perché la quadratura venusiana, la quadratura saturnina vanno a scuotere la forza di volontà gemellina, soprattutto per la prima decade e parte della seconda, portando anche dei malumori. Quindi è come se nascesse un po' una prova del 9 anche per voi gemelli dipendenti nel lavoratore, nel lavorare in maniera da dipendente, nelle modalità da dipendente, perché molti di voi hanno questa voglia di mettersi in proprio, hanno la voglia di iniziare qualcosa di nuovo, e pianeti del genere possono ingigantire questo vostro malessere, questo vostro malumore nello stare nel posto dove siete. Ovviamente non è per tutti così, perché il dipendente, quello più felice, che magari ha già cambiato con la presenza di Giove in Ariete l'anno scorso, quindi nei primi 6 mesi. Pardon, nei primi 6 mesi del 2023, quindi gennaio-maggio, 5 mesi all'incirca, beh, ha visto sicuramente la possibilità di una rinascita professionale e magari ha colto per valori energetici, astrologici suoi, la possibilità di cambiare. Ecco, cosa succede? È che i miei gemellini cari, con transiti del genere e che lavorano le dipendenze, possono soltanto che giovare e gioire di cambiamenti positivi che stanno per giungere. Non sono ancora questa settimana possibili, fattibili, ma capiranno, sentiranno che quell'ampliamento di mansione, quell'avanzamento di status, quel desiderio che è stata fatta, una richiesta al vostro datore di lavoro, al vostro responsabile, potrà essere accolta. Non è ancora la settimana giusta, ma avvertirete
avete già quell'energia positiva perché il cambiamento sta appunto per arrivare, giungerà a vostro favore. Attendete ancora un pochettino. Questa è una buona comunque settimana per i dipendenti che potranno, i dipendenti soddisfatti che potranno gioire di un ambiente lavorativo sano e che sentirete appunto adatto a voi. Quanto riguarda la coppia, qui si aprono parentesi gigantesche, perché con transiti del genere sono transiti che battono fondamentalmente sul lavoro, ma che a causa di questa Venere hanno anche un risalto nel rapporto di coppia, perché il rapporto di coppia, sia che sia un rapporto positivo o un rapporto malsano, vive dei momenti di tensione notevole, causa la quadratura venusiana, causa appunto anche la quadratura saturnina. Quindi c'è qualcosa da dire al proprio partner, da dire nella coppia. Certo, Mercurio in bilancia, quindi sarete voi a parlare per primo, sarete voi a esprimere per primi il vostro parere, il vostro dissenso e cercare una dimensione nuova, un equilibrio nuovo. Lo farete soprattutto nelle giornate in cui la Luna si opporrà al Sole e lo sarà proprio nelle giornate di martedì e mercoledì con una Luna sagittarina che amplificherà questo vostro desiderio di chiarire e amplificherà il vostro desiderio di trovare una centratura, un equilibrio nuovo con chi vi sta accanto. Intanto i single continuano la loro ricerca, non è ancora dietro l'angolo la persona giusta, molti stanno frequentando una persona che sa non essere completamente in linea con i propri pensieri, i propri ideali, meglio, meglio, meglio sarà l'anno 21, ma essendo questi oroscopi settimanali, diciamo che questa settimana i single dovranno un po' accontentarsi di rimescolare questa minestra riscaldata con persone che sanno non essere completamente in linea, ma la novità ancora non c'è, quindi amici miei, dovete attendere un pochettino, eh? E questa Venere, in qualche maniera, la quadratura del Sole, vi farà pesare questa attesa e forse sarete poco pazienti. Intanto diamo ai gemelli di questa settimana un 7 politico. Cancro. Il Cancro è tutto un programma a sé stante, un programma di grande miglioramento, di grande riuscita, di grande traguardo, perché è un Cancro che da un lato ha tutto l'appoggio saturnino che a breve si riattiverà, dall'altro ha l'appoggio di molteplici pianeti che ci raccontano essere appunto il motore dello zodiaco e la benzina stessa di questo motore. Tutti al trigono del Sole ci raccontano di una riattivazione completa, quindi tutte quelle faccende ferme, stagnanti, che vi hanno preoccupato, che vi hanno bloccato, finalmente cambieranno completamente, svolteranno completamente. La faccia di tutte le cancerine e i cancerini insoddisfatti comincerà e ritornerà a sorridere. Questo mi rasserena, mi rallegra assai, perché da tempo i nativi del Cancro hanno avuto tante difficoltà, tante preoccupazioni, tante situazioni complesse e ad oggi possiamo andare avanti, fare un gradino in più sulla scala della felicità perché questi pianeti vi consentiranno di vivere delle situazioni, dei successi davvero notevoli. Partiamo da Marte che trigona il Sole, partiamo da Venere che genera un sestile al Sole, partiamo da Saturno che alla fine di ottobre-novembre si riattiverà, partiamo anche da quella molteplicità di pianeti che sono ad oggi latenti ma che sostengono i nativi del segno e sono Urano e Giove appunto nel segno del Toro, con un assetto zodiacale davvero sorprendente. L'unica nota dolente è la presenza di questo Mercurio che per tutta la settimana, esclusa la domenica, genererà una quadratura al Sole, quindi ancora, alcuni ritardini, alcune preoccupazioni ci saranno, ma già da domenica tutto sparirà. Questa è una settimana in cui particolare attenzione va prestata nelle giornate di giovedì e venerdì con la Luna in Capricorno, che potrebbe portare a delle situazioni sgradevoli da viversi e da affrontare, ma lavoriamo per categorie come facciamo solitamente. Per quanto riguarda i liberi professionisti, tante saranno le opportunità di espandere la cerchia degli affari, di muoversi di più, di stringere alleanze e firmare contratti nuovi. Questa è davvero una settimana di grossissima espansione e non sarà l'unica. Sarà una settimana in cui molti di voi, anche i più ambiziosi, e molti di voi sono ambiziosi, che ha complice questo Plutone in opposizione, riusciranno ad ottenere ciò che desiderano. Grandi costruzioni della propria vita professionale sono in arrivo e grandissime opportunità di stringere delle alleanze veramente sorprendenti sono altresì in arrivo. Attenzione va posta soprattutto al passato, perché molti di voi dovranno fare opera di cernita circa relazioni professionali che ad oggi non sono, diciamo, brillanti, non sono economicamente vantaggiose e valide. Quindi dovrete avere la forza, e l'avrete questa forza grazie a Marte, di staccarvi da tutto ciò che ormai è ritenuto essere poco fruttuoso, poco fruttifero economicamente. Certo, a staccarsi dal passato per voi cancerini è molto
molto difficile perché siete un segno governato dalla Luna, siete un segno che ha, diciamo, l'aspetto dell'attaccamento emotivo da elaborare in questa incarnazione e quindi avranno un pochettino più di difficoltà. Ma io sono più che positivo e predisposto a delle energie ottimiste per voi, perché io sono più che convinto che riuscirete a tagliare quel passato e a voltare pagina verso sentieri professionali migliori. Anche qualora qui entriamo nei dipendenti, anche qualora un dipendente non fosse più soddisfatto, ebbene sì, perché anche i dipendenti con transiti del genere hanno realmente una svolta dietro l'angolo, ci sono possibilità di miglioramenti, c'è la possibilità di una reale crescita se state bene all'interno del posto di lavoro, ma vi assicuro che c'è anche questa grande possibilità a partire da questa settimana di iniziare a intavolare discorsi per uno spostamento lavorativo o per un ampliamento, ripeto, qualora stiate bene dove state. E anche un cancro questo in lavorazione, cioè sta lavorando su se stesso, sui propri progetti, alle grandi progetti, potranno realizzarsi nel corso di quest'anno, ultima parte anche del prossimo anno, ma c'è tanto da fare ancora, perché tanti di voi sì, hanno capito due o tre cosettine da sistemare, ma in realtà c'è da sistemare ancora tanto, tanto altro, e se ad oggi ancora il vostro sguardo non è aperto ad una prospettiva massima, via via con questi pianeti vi aprirete a cambiamenti anche ben oltre quelli che state facendo, che avete intenzione di fare. E qui il dipendente, quello più forte, quello che da tempo lavora in un'azienda, potrebbe decidere improvvisamente di lasciare, di aprire qualcosa di suo, o anche decidere per un eventuale prepensionamento, perché le scelte per i nati del cancro improvvise, impreviste, sono dietro l'angolo e dovrete confrontarvi con accadimenti talvolta imprevisti, improvvisi, che in qualche maniera saranno la vostra chiave d'oro, cioè la chiave di svolta della vostra vita, magari anche non piacevolissimi, ma necessari alla vostra reale evoluzione. Qui entriamo nella sfera di coppie, perché a proposito di imprevisti dobbiamo lavorare nella coppia. La coppia questa settimana è una coppia forte, nel senso che se da tempo è unita ad in un rapporto meraviglioso e egregio, sicuramente potrà vivere ulteriormente bene questi passaggi planetari, quindi incrementare, crescere il rapporto di coppia è il leitmotiv dei pianeti di questa settimana, accompagnati poi dalla Luna in ottima apertura il lunedì e da un fine settimana in altresì ottima apertura con questa Luna che entrando in acquario esce da un'opposizione che può fruttare nel lavoro ma meno nelle relazioni. Certo è che molti di voi che sono in coppia desiderano anche forse interloro un cambiamento anche verso un partner con cui magari si trovano bene, perché tanti desiderano proprio rinnovarsi a tutto tondo. E zodiaco permettendo di sinastria, non escludo che molti di voi possano realmente compiere un passo in avanti davvero sensazionale o uno sconvolgimento radicale. Qui ovviamente entra in gioco lo singolo zodiaco, ma non è assolutamente escludibile visto i transiti planetari a cui andate incontro. I single che hanno incontri, questa è un'apertura pazzesca per i single questa settimana, perché abbiamo meravigliosi pianeti al trigono, abbiamo anche una Venere che tocca il terzo campo solare, quindi ci racconta di spostamenti, di movimenti, di possibilità anche di uscite piacevoli e incontri piacevoli, e ci racconta anche di possibilità di viaggiare con conseguente incontro di Eros a gogo. Quindi potreste vivere anche degli incontri occasionali notevoli, karmici, a mio avviso, anche in virtù poi della presenza di Chirone in Ariete, che in qualche maniera va a accendere tutto lo zodiaco. È una settimana bella bella anche per i single. Io questa settimana, se non fosse per la quadratura mercuriale che dà ancora un po' di preoccupazioni per contratti, forse ancora voi stessi non avete ben chiaro le idee su dati fronti, se non fosse per quello vi darei un 10, ma limitiamoci a un bel 8,5, che comunque è veramente veramente positivo. Leone. Il leone, amici del leone, a livello astrologico il leone non sta messo un granché bene, dobbiamo dirlo. Ci sono dei problemi che si sono manifestati nella famiglia d'origine, ci sono dei problemi che si manifestano nel lavoro, nelle finanze, insomma a tutto tondo è un leone che deve rivedere alcuni aspetti difficili della propria vita. Se molti magari lo fanno anche con una forma di determinazione, quindi non dando molto peso ai problemi della vita, perché il leone si sa che è io, no? È ego, no? È sole, quindi è volontà, spesso e volentieri i nativi del segno
pensano che attraverso la propria forza e volontà si riescano a risolvere molte problematiche, magari karmiche, magari legate al destino, il che insomma è un atteggiamento anche propositivo, ottimista, audace, vorrei dire, della vita e ci sta. Purtroppo, ahimè, questa settimana, così come anche nelle prossime, la teoria del io faccio e dunque io risolvo, insomma, viene a essere messa un po' da parte perché arrivano delle problematiche legate a terze persone, agli altri, che non sono risolvibili attraverso il proprio savoir-faire, attraverso la propria forza di volontà. Oserei dire che questa settimana si manifesta in qualche maniera una parte del vostro destino, un elemento, una briciola del vostro destino. Complice una serie di pianeti che si stanno inserendo in una posizione geometrica di quadratura al vostro sole, che sicuramente non è positiva in fatto di fluidità né nel lavoro né nella sfera personale e affettiva. Bisogna poi individualizzare il leone da leone, cioè partiamo dalla sfera del lavoro, perché il libero professionista potrà vivere una settimana in cui forse il pensiero di cambiare potrà essere presente nella mente e essere poi assecondato da un'azione pratica nei mesi successivi. Forse un contrasto, una difficoltà importante, notevole anche in finalità, ecco, di fini economici legati al denaro, potrebbe sorgere e potrebbe non essere poi così piacevole da affrontare. Ma taluni di voi avranno anche difficoltà con la legge, perché l'opposizione Marte-Giove, che quadra rispettivamente il Sole, è un'opposizione che va a bloccare la natura leonina e porta poi il soggetto anche a vivere quelli che sono i significati archetipici di Giove e di Venere, che si rifanno in ambo le parti, in ambo le letture, nel senso di giustizia e ovviamente negli accordi, nell'armonia. È una settimana intensa perché per alcuni di voi si va a manifestare quello che è una forma di karma, di destino, e ripeto, non è per tutti così, cioè non è per tutti circoscrivibile, ascrivibile all'esempio che io sto facendo, ma per restare lati, affinché questa descrizione energetica aggromeri quanti di voi leonini ci stanno seguendo, questa è una settimana in cui, se avete avuto un problema di recente, questo problema va ad ingigantirsi perché si deve manifestare, cioè come un piccolo seme che stava sbocciando, a cui avete dato poca attenzione sino ad oggi, e in realtà nel corso delle prossime settimane questo seme si esaspererà e si trasformerà nel karma a voi congeniale da risolvere. Ora, sappiamo benissimo che il destino si presenta di fronte a noi senza una necessaria compartecipazione, cioè arriva a noi, poi sta a noi, libero arbitrio, sta nel modo in cui noi affrontiamo quell'accadimento. Ma questa settimana i lavoratori autonomi avranno tanti confronti, tanti momenti in cui dovranno chiarire con armonia e aplomb, pur essendo molto difficile che lo faranno, dovranno cercare di trovare un punto in comune, in equipollenza con l'altro, essendo il più diplomatici possibile. Ripeto, molto difficile, ma dovranno cercare di farlo. I dipendenti hanno un assetto energetico in cui emerge il desiderio di prevalere, emerge il desiderio di essere su un piedistallo, il che è benissimo, benissimo, perché è assecondata la vostra natura, quindi ben venga. Il problema è che a volte magari alcune parole dette di troppo possono poi creare dei contrasti con chi vi sta accanto e generare disarmonia all'interno dell'ambiente di lavoro. Quindi cercate di pensare 5, 10, 15 volte, e contare 5, 10, 15 volte in più rispetto a quello che invece istintualmente, istintivamente volete dire, perché in qualche maniera è difficile oggi, con i transiti odierni che vivete, poter trovare un accordo, in cui voi apparite vincitori e l'altro perdente. Molto difficile, cercate un equilibrio e un'equipollenza, dando anche forse ragione al vostro avversario simbolico. È una settimana molto particolare, inizia un periodo altresì particolare. La luna di lunedì non vi aiuta, la luna che quadra ancora il vostro sole porta ancora ad avere preoccupazioni qualora ne abbiate verso un familiare o verso qualcuno all'interno della vostra cerchia familiare. C'è un miglioramento nel corso di martedì e mercoledì con la luna sagittarina, ma ancora Marte rimane la quadratura con Giove che viene risvegliato poi i giorni successivi e può condurre molti di voi ancora a dover far capo a situazioni non simpatiche e che necessitano del vostro aplomb per essere risolte. Qui nella sfera di coppia i discorsi sono pressoché simili, perché si tratta in ugual modo della presenza di questo Marte quadrato al Sole appoggiato da Giove Urano, risvegliato poi da Plutone, che pur essendo agli ultimi gradi del Capricorno va comunque ad agire in qualche maniera anche sui primi gradi dei nativi del segno del Leone, quindi una situazione comunque non facile
Per molti poi la Venere è comunque fuori gioco perché insieme si stile. Vi ricordo che la coppia, quella trascinata, è da tempo che la vita sta ponendo di fronte segnali e messaggi per un cambiamento. Questo vale per coloro che dal 2020-21, per ragioni contingenti e non necessariamente dirette verso l'amore, verso il rapporto di coppia, ma altre ragioni, può essere un figlio, il denaro, il desiderio di compagnia, la fragilità e quindi la necessità di appoggiarsi su qualcuno. Ecco, in questo caso esistono dei leoni che sono, diciamo, dei leoni che vivono quel cono d'ombra acquariano, che quindi diventano più acquariani che leoni, per un discorso tecnico-astrologico, ma di fatto è quel leone che magari tende a necessitare di qualcuno per sentirsi completo. Alcuni di voi, non tutti, hanno chiaramente la necessità con i transiti odierni di rivedere in toto la propria vita affettiva. Diversamente è la coppia solida, perché la coppia solida comunque vivrà un momento di defiance, un momento di difficoltà, ma dovrà decidere da che parte andare. Qui, anche qui per i nati in Leone, una prova del 9 sarà manifestata. Difficoltà relazionali nelle giornate di lunedì, miglioramento nelle giornate di martedì e mercoledì, un peggioramento ulteriore con l'accensione della croce dei segni fissi lo abbiamo nella giornata di domenica, ma anche vedremo lunedì prossimo. Quindi il Leone questa settimana riceve un 6. Vergine, contrariamente a quanto sino ad oggi previsto, la Vergine inizia un momento di grandiosa rinascita. Ci sono tanti pianeti che appoggiano la rinascita della Vergine. Abbiamo la Venere inserita all'interno della costellazione Virginia, quindi attiva quel carattere di buona fortuna, di piccola fortuna che è naturalmente espressa dal pianeta Venere con i suoi archetipi di fortuna e di armonia e di unione. E abbiamo l'appoggio di molti pianeti, di Marte, dal fine settimana avremo anche l'appoggio di Mercurio, quindi tanti sono i pianeti che in qualche maniera possono aiutarvi a stare a galla e a risolvere tutte le controversie sino ad oggi avute. Attendete un nuovo inizio, attendete qualcosa di bello che sta per iniziare, perché Saturno fino a ottobre-novembre si riattiva e in concomitanza ai pianeti appena citati va a garantire una rinascita a tutto tondo. Quindi ben venga per i nativi del segno della Vergine che possono realmente contare su tutti questi pianeti meravigliosi che li sostengono e che gli consentono di arrivare laddove sino ad oggi hanno sempre desiderato e dove ultimamente insomma hanno faticato un po' di più. Per quanto riguarda il lavoratore autonomo, la possibilità di contratti e di ricevere quelle facilità nelle chiamate, nel denaro, eccetera, è dietro l'angolo. Ci sono buoni progetti all'orizzonte, buoni contratti, opportunità veramente di ottenere denaro anche in passato desiderato e non ancora ricevuto, magari qualche debitore bussa alla porta e finalmente va a elargire il denaro che vi spetta. A chiudere dunque questo debito e avete anche possibilità, qualora voi stessi decidiate di aprire ancora qualcosa di più grande rispetto alla vostra società, rispetto alla vostra azienda, di ottenere con grande facilità un prestito, un finanziamento, un mutuo, insomma, da parte degli istituti di credito o da parte appunto di chi vi può concedere tale possibilità. Una settimana bella anche per gli affari, dal piccolo al grande, cioè dal commerciante, dall'artigiano, sino arrivare all'imprenditore di più ampio raggio. E qui i pianeti, quando portano bene in toto e per tutti. Anche Marte e poi dal fine settimana Mercurio sono a vostro favore, garanzia veramente di forza di volontà. Ecco, in fatto di libero arbitrio, questa settimana le energie della forza di volontà sono acuite dal sestile marziano e vi consentono di agire in pianta stabile laddove vogliate agire. Quindi veramente è una situazione astrologica sorprendente. Mettiamoci poi anche Plutone, che la settimana scorsa si è riattivato e che questa settimana continua ancora imperterrito a dare le proprie energie di trasformazione ai nativi della Vergine, che è veramente un toccasana. E il dipendente anche qui ha possibilità di cambiare, di trasformarsi, di vivere l'attività lavorativa in maniera diversa. Con transiti del genere io consiglio un grande cambiamento qualora non stiate bene, perché questi pianeti sono veramente vincenti e vi concedono tutto, si aprono porte del tutto nuove, del tutto inaspettate. Per alcuni di voi, se lo zodiaco lo consente, c'è una chiamata improvvisa, inaspettata all'interno di un posto di lavoro che da tempo desiderate. È veramente un momento davvero egregio. Anche nella coppia, se la coppia ad oggi non ha funzionato
voi prendete in mano con consapevolezza questo status e decidete di disintegrarlo per dar vita a una nuova identità sociale, una nuova identità, un vostro nuovo io, che è cosa buona e giusta, soprattutto in un momento, perché venite da un momento di grande difficoltà, di difficoltà lavorative in cui molti sono stati lasciati a casa o molti hanno dovuto cambiare lavoro o molti hanno trascinato un incarico che ha pesato notevolmente, molti hanno anche terminato un ciclo lavorativo importante, quindi sono andati in pensione e magari questo cambiamento ha generato qualche status, ma è un Saturno questo che ha condizionato anche la vita di coppia, perché molti hanno avuto un abbandono, un distacco improvviso, hanno perso magari il lume anche della ragione o quell'equilibrio che li ha governati sino ad oggi. Ecco, tutto questo sarà soltanto un ricordo passato, sicuramente non piacevole, ma da questa settimana tutto cambia nel vostro zodiaco. Stessa cosa per i single, che hanno possibilità di nuovi incontri sorprendenti, qualora non li abbiate già avuti, perché se li avete già avuti, beh, con transiti così non c'è che una crescita netta e certa. Quindi davvero, davvero, davvero buone nuove in arrivo per tutti. Diamo ai nativi della Vergine un bel 10 pieno. Bilancia. Una bilancia un po' sottotono, questo lo dobbiamo dire proprio in prima istanza all'interno di questo video, perché in realtà i nativi della bilancia non è che abbiano sti pianeti così sensazionali da dover sottolineare nel corso di questa settimana, anzi è una bilancia un po' sottotono, perché se poi andassimo ad analizzare i pianeti del karma, vediamo che Chirone e il nodo, insomma, sono malmessi rispetto al sole della bilancia, o in qualche maniera danno un'energia che non è poi così incline a una crescita, ma porta ancora una volta i nativi della bilancia a vivere dei forti momenti di attesa, di difficoltà, di non centratura, di non lucidità. È un momento in cui dovrete rivedere in toto la vostra vita, amori e lavoro compreso. Ora Mercurio fino a sabato vi benedice, quindi in qualche maniera sarete sorretti da energie anche veloci, agili, la mente scaltra, quindi riuscirete magari anche a uscire da questi stati un po' di bassa energia, di bassa frequenza vibratoria, spostandovi, viaggiando, studiando, leggera, quindi riuscirete a trovare degli escamotage. Però poi, ragazzi miei, qui non è che si può sfuggire alle energie dei pianeti, perché Mercurio dal fine settimana ingresserà in Scorpione, uscendo dal vostro segno bilancino, e non sarete più condizionati da nessun pianeta, perché vivrete un secondo campo solare molto pieno, molto attivo, quindi direi occhio alle finanze per molti di voi, occhio al denaro, occhio alle spese impreviste, forse molti di voi utilizzeranno lo shopping per sanare alcuni vuoti interiori, altri desidereranno buttarsi sulla carnalità, sull'immagine, sull'estetica. Non è un momento in cui vi sentite attivi e floridi, dentro di voi avete dei progetti, siete ancorati a questi progetti che vi danno speranza per il futuro, ma non c'è dal punto di vista celeste un'energia che vi consenta di andare avanti in modo anche fluido e spensierato. Ovviamente poi l'ascendente, la configurazione dei pianeti di ogni singolo bilancino fa la differenza. Tuttavia ci sono giornate da sottolineare per i lavoratori autonomi, perché se è vero che questi pianeti battono sulle finanze, dunque sui costi, dunque su tutto ciò che è denaro, è anche vero che il lavoratore autonomo può sfruttare questa settimana per investire nei propri progetti, nelle proprie attrezzature, magari comprando uno strumento tecnologico migliore per emancipare la propria attività e velocizzare il proprio operato. Molti di voi dovranno sfruttare questi transiti per invece sistemare e sanare alcune condizioni debitorie, alcune situazioni di debito che hanno nei confronti di altri, e cercheranno degli escamotage brillanti anche complici appunto questo Mercurio dal segno della bilancia. Ripeto, è una settimana in cui il libero professionista può andare avanti con la propria ricerca, la propria evoluzione, ma non abbiamo pianeti che stabiliscono delle evoluzioni vere e proprie. Forse questo Mercurio vi aiuterà, magari anche portandovi qualche contrattino, che può essere anche agevolante, un momento in cui tutto sembrava essere fermo, ma che poi in realtà, attenzione bene, perché non dimentichiamoci che la settimana scorsa Marte era nel segno, quindi dei movimenti anche per i liberi professionisti ci sono stati, ma non sono stati così semplici. Ma questa settimana inizia un momento di latenza del segno della bilancia che via via poi potrà essere sicuramente rivitalizzato dall'ingresso di Venere in bilancia il prossimo mese. Ma questa settimana, ripeto, c'è poco e niente al fuoco, a meno che abbiate uno zodiaco particolarmente improntato su segni di terra. Ma anche la luna, ad esempio, nel corso delle giornate di giovedì e venerdì non è che vi aiuti tantissimo, perché seppur questo Mercurio sia ancora all'interno del segno della bilancia, questa luna quadrando il vostro sole e questo Mercurio
Mercurio può anche decretare dei momenti in cui perderete la pazienza, del nervosismo, dei momenti in cui forse le cose non vanno come avete sperato, vi state un appuntamento o semplicemente c'è quell'inghippo, quel malinteso che insomma non vi fa più sorridere. Ora, il fine settimana, visto che il Mercurio esce dalla Bilancia, entra in Scorpione, la Luna ingressa in Acquario, sicuramente va migliorando la situazione. Rimane ancora un momento di stagnamento energetico per il segno, però questa Luna va a incentivare tutto quello che è movimento, spostamento e alleggerimento della settimana, che sicuramente non sarà una settimana facile, che decreterà per voi anche piccoli successi, soddisfacenti, ma che sentirete molto pesante dentro di voi, che sentirete essere in perpetuo combattimento con gli altri e col prossimo. I dipendenti con transiti del genere possono anche loro sedersi comodi, comodi, comodi. Forse qualcuno è stato soggetto ad uno spostamento, forse qualcuno fa da spola da una città a un'altra, ma sedetevi comodi perché i grandi cambiamenti non saranno sicuramente questa settimana. Momenti particolarmente di fermo li avrete mercoledì e giovedì, di movimento la domenica. Partirete per un piccolo viaggio, ma anche mentale, forse per molti di voi, nelle giornate di martedì e mercoledì con la Luna Sagittarina, che nel terzo campo può portarvi magari anche a risentire a livello di comunicazione una persona del passato o a spostarvi. Qui entra in gioco il singolo zodiaco. Ma ripeto, la carne al fuoco qui non brucia ancora. Dovremo attendere Venere in Bilancio. Ora lì le cose cominceranno a girare in maniera più fluida, perché nel momento in cui Venere ingresserà in Bilancio e poi Marte ingressa in Sagittario, allora c'è una configurazione veramente degna di nota per molti di voi, perché neanche Saturno vi aiuta, cioè il trigono del secondo campo solare ci parla ancora di spese, di necessità di mettere a posto il portafogli, magari anche i dipendenti, no? Che desiderano, lo vedremo poi nella sfera del cuore, convivere o comprare casa col proprio partner o la propria partner, cominceranno nel corso di questa settimana o continueranno nel corso di questa settimana verso quel tal progetto. A proposito di amore, la coppia, se è da tempo insieme, può contare su transiti che non vanno ad offuscare il sentimento pulito che c'è, né tantomeno vanno a creare tensioni o contrasti all'interno della coppia stessa. È una settimana, ripeto, glabra anche sotto il profilo emotivo, specie se la coppia ha già da tempo assunto un buon equilibrio. Particolare attenzione va posta nelle giornate di giovedì e venerdì, molto meglio il fine settimana per quanto riguarda gli spostamenti a due. Se, come ho appena detto, state progettando, questa è una settimana in cui rimane il progetto e non rimane la cos e non si va ancora verso la costruzione o l'avanzamento concreto di tale progetto. Stessa cosa i single, che se sono ancora in uno status di singletudine, dovranno rivedere completamente la propria posizione, magari facendosi un'analisi attenta e accorta di quello che desiderano, perché i pianeti precedenti magari hanno condotto un incontro che non è stato poi dei più brillanti, ma che ha lasciato il segno, e perdere comunque una persona che si è incontrati anche en passant nel proprio percorso di vita e perderla così improvvisamente può sicuramente decretare la cosiddetta ferita dell'abbandono, no? Nella psicologia quella più spicciola, può sicuramente decretare una difficoltà poi a risorgere dalle ceneri, come invece la Bilancia ha fatto spesso e volentieri anche nel 2020 e 2021. Insomma, astrologicamente la Bilancia viene da anni anche non certo semplici, e fortuna vuole che i prossimi mesi invece qualcosa di buono giunge per i nativi del segno della Bilancia. Diamo ai nativi del segno un 7 politico. Segno dello Scorpione. Per lo Scorpione è tutta un'altra solfa, ovviamente, e direi anche fortuna vuole, perché per noi che siamo da questa parte è anche bello, per noi astrologi, no? È anche bello poi spiegare finalmente cose nuove, perché chi si occupa di astrologia, ovviamente settimanale peraltro, se non ci sono cambiamenti importanti dei pianeti nei segni, ovviamente tende a rileggere lo zodiaco, seppur mentale, perché lavoro molto con la mente, non ho niente per iscritto, perché io sono uno che ama di più appunto dirvi quello che io leggo attraverso i passaggi planetari che ho nella mente, che si spostano di segno in segno, quello che è l'interpretazione più comune, più diciamo agglomerabile i vostri, le vostre vite, pur rimanendo circoscritto e ascritto a quella sfera astrologica che è sicuramente più attendibile, cioè all'astrologia che è più attendibile rispetto agli oroscopi. L'astrologia è lo studio del singolo zodiaco, l'oroscopo è una descrizione generica, generale, generalista di quelle che sono le energie preposte, anteposte al segno, preposte cioè in condizioni positive al segno o dicotomiche al segno stesso attraverso moti di trigono opposizione attraverso i moti planetari che generano un aspetto geometrico.
Benissimo. Tornando allo Scorpione. Scorpione è meraviglioso. Allora, uno Scorpione tosto, diciamo che non è una settimana facile, nemmeno per lo Scorpione. È una settimana in cui molti Scorpioni prendono in mano la propria vita, quindi lo fanno anche in maniera molto saggia, perché se da tempo trascinano un legame, una situazione che insomma ha un po' rotto le balle, diciamo, questa settimana è una settimana in cui lo scorpione si fa sentire, lo fa anche in maniera, diciamo, più tenue rispetto al solito, no? E lo fa, però lo fa, e questa è la cosa più importante, perché è da tempo che sta trascinando una situazione o di coppia o lavorativa difficile, in cui non gli vengono dati i giusti meriti o la giusta impronta emotiva da parte del partner, e quindi comincia un attimino a ribellarsi. Per quanto riguarda il lavoratore autonomo, abbiamo la presenza di Marte e dal fine della settimana di Mercurio. Attendetevi, se non questa settimana, la prossima settimana, un confronto, un contrasto importante con qualcuno. Qualcosa dovrà essere chiarito con qualcuno vicino a voi, perché la confluenza nel segno scorpionico di Mercurio e Marte per antonomasia ci racconta di un contrasto, un confronto diretto. Qui mi viene in mente quel lavoratore autonomo che da tempo lavora magari per un'azienda, pur avendo una partita IVA, e che non gli viene corrisposto il giusto cachet. Mi viene in mente quel socio che magari ha società con voi e che vi promette e poco mantiene, quindi siete arrivati un po' alla frutta in questo momento e lo affronterete a viso aperto. Certo, Mercurio ingressa nel segno dello Scorpione a partire da domenica, prima rimane in bilancia, quindi permette a voi di fagocitare idee di contrasto e argomentazioni importanti che poi esporrete quando avrete di fronte quella persona. Quindi un Mercurio che fino a domenica rimane in una fase di pensiero, di riflessione, di meditazione, di calcolo del cosa dire, come dirlo, della rianalisi di una data situazione professionale, e poi vedremo non solo professionale, perché sarà anche applicabile questo Mercurio alla sfera affettiva, quindi alle insoddisfazioni di coppia. La fortuna in questo caso sta anche nel sestile di Venere, perché è una Venere che abbiamo nell'undicesimo campo solare, quindi la vostra voglia, perché dicevo che emergerete in modo tenue, ma emergerete, la vostra voglia di farvi sentire ci sarà, la sentirete, ma sarà supportata da Venere, quindi ancora avrete quella pazienza, quella diplomazia, che è anche un po', diciamo, che occorre, no? Soprattutto quando si tratta di lavoro, che vi sosterrà e vi regalerà appunto la possibilità di parlare in modo netto, chiaro, lucido, pulito, trasparente, ma di parlare. Quindi questo sarà un po' il vostro jolly nel corso di questa settimana. Ed è finalmente una cosa molto positiva per tutti coloro che stanno da tempo trascinando delle situazioni difficili. Perché lo Scorpione, anche se viene spesso descritto come pianeta connesso anche al pianeta Marte, perché nell'astrologia classica Marte aveva una forte connotazione, un forte collegamento con lo Scorpione. Ma perché? Perché Plutone non era stato ancora inventato, quindi Plutone non era ancora visibile ai tempi in cui l'astrologia è emersa. È un pianeta che è stato scoperto da poco, quindi ovvio è che poi ha preso una posizione ben diversa rispetto al pianeta che prima governava sia lo Scorpione che la Marte. Ad ogni modo, Plutone sappiamo che è un'energia latente, occulta, che agisce da di sotto, e però quando agisce, agisce. Quindi lo Scorpione, prima di agire in modo forte, come farebbe invece uno Scorpione marziano legato a Marte, agisce meditando, pensando, e poi al tempo giusto uscendo allo scoperto, colpendo se necessario colpire. Quindi è comunque uno Scorpione che non è sempre descritto come istintivo, istintuale nei modi e nell'espressione del proprio pensiero, ma è uno scorpione legato a Plutone, uno scorpione che prima di agire pensa e organizza il proprio pensiero attraverso una forma di calcolo e di strategia. E è questa trasformazione da scorpione marziano a scorpione plutoniano è attinente appunto al caso che stiamo analizzando adesso, soprattutto nella sfera lavorativa, perché molti di voi avranno questa modalità espressiva, quindi parlerete chiaro, con naturalezza e con trasparenza dopo aver pensato a lungo su cosa dire. E qui ritorniamo al significato originario di Mercurio. Anche il dipendente potrà vedere la propria trasformazione attraverso alcuni aspetti
che si costruiranno attorno, che i pianeti costruiranno attorno a lui o attorno a lei, perché all'interno dell'ambiente di lavoro vedrete che nel corso di questo, delle prossime settimane, capiteranno alcune situazioni che vi faranno aprire gli occhi per andare a destra, andare a sinistra, stare lì o andare da un'altra parte. Allora, non è questo un momento in cui io consiglierei ai nativi del segno di cambiare, ma consiglierei invece di attendere in modo intelligente l'attivazione di Saturno che ci sarà a partire dai primi giorni di novembre, perché sarà lì il momento in cui molti di voi, col trigono di questo Scorpio, di questo Saturno e con il vostro sole scorpionico, potrà attivare delle situazioni vincenti. Intanto questa settimana, così come la prossima, vedremo, rimangono settimane in cui ci saranno confronti, contrasti tenui ma intelligenti e soprattutto saranno per voi molto chiari sulla strada da intraprendere. Questa è la base. Stessa cosa possiamo traslarla in amore, perché di fatto lo scorpione, che ha in particolar modo un climax energetico importante il lunedì e la domenica, quindi voi aprite la settimana con una certa energia molto pesante e la chiudete con altrettanta energia pesante. Nel mezzo poi ci sono delle belle ondulazioni energetiche, in particolar modo tra giovedì e venerdì, in cui comunque potrete a sentirmi un pochettino più leggeri rispetto al solito, ma in generale l'apertura e la chiusura della settimana sono molto pesanti. E la coppia, cosa succede? Che sia lunedì che domenica, quindi in conclusione della settimana, dovrà in qualche maniera confrontarsi su un tema. Può essere un tema di semplice natura, di natura ludica, andare a vivere a destra piuttosto che a sinistra, ma invece un tema più importante, come una gravidanza, come la necessità di investire del denaro, come un tema legato alla salute, insomma, chi più ne ha più ne metta. E quindi anche qui vediamo che la coppia, pur essendo una coppia progettuale, se è sostenuta da ottimi pianeti, vive una settimana comunque positiva, ma di momenti di contrasto, di confronto necessari ad una presa di potere della propria vita e della propria coppia. I single possono contare tanto, tanto, tanto sul sesso, perché questo Marte è veramente grandioso, è un Marte bello, è un Marte tosto, un Marte che incentiva i nativi del segno a darsi da fare sotto le coperte, ma anche alla ricerca di partner nuovi. E devo dire che questa, ragazzi miei, per i nativi dello Scorpione è un'ottima settimana. Certo, non è una settimana in cui possiamo dire, bah, lo Scorpione sai vivere così, alla luce del sole, spiaggiato con il mare di fronte, a godersi la vita e la natura e l'aria fresca. No, la settimana in cui si lavora sui propri progetti, di coppia, personali, è una settimana in cui il lavoro porta a galla alcune verità che servono poi anche a orientarsi, ma è una settimana anche, insomma, piacevole, perché abbiamo visto che questa luna capricornina tra giovedì e venerdì comunque aiuta tutti coloro che volessero un attimino prendere un po' di aria e di respirare, seppur circoscritta a 2 giorni, però rispetto a 7 è sicuramente un qualcosa da non sottovalutare. Diamo ai nativi dello Scorpione un 7,5. Sagittario. Sagittario, che tanti mi scrivono, ma tu ce l'hai questo Sagittario? Sempre questo Sagittario mi dicono che ce l'ho questo Sagittario. No, io non ce l'ho questo Sagittario, ho un sacco di amiche e amici nati del segno del Sagittario ed è un segno veramente molto bello. Però dobbiamo anche essere oggettivi, cioè questo non è un segno che in questo momento sta vivendo delle situazioni idilliache. Seppur magari molti si sono sposati, hanno convissuto, hanno avuto quell'evento importante, interiormente il Sagittario non è stabile, vive delle situazioni altalenanti importanti, condotte dalla quadratura saturnina, che seppur colpisce soltanto la prima decade, colpisce comunque i sagittari, e anche questa Venere, che insomma da pochi giorni è ingressata in Vergine ed è altresì bloccante per i nativi del Sagittario su più fronti, quindi l'armonia nel lavoro, il denaro, l'armonia di coppia, l'armonia in generale, il rapporto di coppia, le amicizie, quindi chi più ne ha più ne metta, non è una situazione sicuramente idilliaca. Detto ciò, il focus, il climax energetico per il Sagittario lo avremo da metà novembre con l'ingresso di Marte in Sagittario e ne vedremo delle belle. Intanto qui sono soltanto, diciamo, delle ciliegine sulle torte, così, tanto così, piccoline, piccole cose, insomma, ancora niente di che. Però è importante mettersi a posto, perché poi Saturno all'inizio di novembre comincia la propria attivazione e Marte poi, sempre a novembre, ingressa in Sagittario, cioè ci sono una serie di aspetti per cui il Sagittario è bene che prenda già atto adesso che qualcosa non può più continuare in questa maniera. Le stelle di questa settimana danno delle dritte, come se punzecchino un po', perché a partire da Venere, per finire poi per Saturno e passando anche dalla riattivazione di Plutone nel secondo campo solare, tanto batte nel campo del lavoro.
Quindi alcune difficoltà lavorative, alcune situazioni lavorative, alcuni contratti lavorativi, alcune comunioni professionali, sia per i lavoratori autonomi che per i dipendenti, dovranno essere riviste. Chiaramente i lavoratori autonomi potrebbero ribaltare il proprio contratto o aprirsi a nuove collaborazioni. Sicuramente sentiranno una fatica, un sacrificio maggiore, ma voi siete abituati perché siete un segno temprato. C'è da dire però che non mancheranno le difficoltà, soprattutto nel corso delle giornate di martedì e mercoledì, con la luna nel segno che attiva questa pesante quadratura dei segni mobili che abita il vostro sole. Sono giornate in cui magari il libero professionista può vedersi saltare un appuntamento, così come può avere dei malumori verso qualcuno accanto. Stessa cosa il dipendente che, seppur viva una situazione di matrix lavorativa, come abbiamo accennato poc'anzi, cioè di schemi lavorativi già preimpostati dalla società, dall'azienda per cui lavora, dal ruolo e la mansione di cui si occupa, certamente vive questi pianeti come pianeti non facili, quindi sente il peso del lavoro, la fatica, la pigrizia sorge, la non voglia sorge, in particolar modo circoscritta alle giornate di martedì e mercoledì con la luna nel segno, che porta il soggetto a voler spostarsi di più, ma per una serie di responsabilità a dover sottostare ad alcuni limiti che la vita gli ha imposto. E qui si tratta di limiti, perché i limiti nel corso di questa settimana, così come nelle prossime, li sentirete fortemente. C'è un desiderio di ribellione che viene a galla, che ancora oggi non si esprime, non si emancipa, ma è presente. Quindi è bene che molti di voi ad oggi facciano i conti con se stessi e vedano quali sono i settori da dover modificare e cambiare. Molti di voi sono fermi, non hanno un lavoro, non hanno un partner, sono fermi in casa. Ecco, pianeti del genere vanno ad acuire questa insoddisfazione che avete, e quindi l'insoddisfazione nasce dalla necessità, diciamo, un messaggio della vita: il dolore e l'insoddisfazione ci sono quando voi stessi dovete decidere qualche cosa della vostra vita, e questi sono un po' dei punzecchiamenti da parte di questi spilli, di queste spille simboliche da paglia che vi dicono: oh, datti da fare, cerca qualcosa da fare, apri qualche strada. E questo è quello che in qualche maniera simbolicamente vogliono dirvi i pianeti nel corso di questa settimana. Ciò non toglie che ci sia un destino. E questo destino parla di un sagittario che cambierà, che deve cambiare, ma è bene che assecondiate queste energie che sono a voi destinate attraverso delle scelte consapevoli. Quindi consapevolizzatevi sul fatto che ad oggi qualcosa va cambiato, cercate di capire la direzione di questo cambiamento e dopodiché riuscirete finalmente a risolvere questo enigma attraverso questa chiave d'oro che apre porte vincenti di grandi evoluzioni. Tornando poi all'aspetto, diciamo, della coppia. La coppia sagittarina qui, che magari si è appena sposata, ha fatto un passo importante, vive il momento ancora insomma, non quell'equilibrio desiderato, sperato. Perché se c'è un minimo di ascolto proprio, di consapevolezza interiore, di ascolto della propria voce interiore, c'è qualche cosa che nella coppia ancora, qualche equilibrio che non si è trovato, qualche cosa che ancora non si sposa completamente, come invece magari un matrimonio in precedenza è stato fatto. Perché Saturno, che quadra il Sole Sagittarino, ci racconta della necessità di cambiare qualcosa nella coppia. Quindi, qualora la coppia questo cambiamento l'abbia già sorto, con la quadratura venusiana, sicuramente comprende che qualcosa al 100% ancora non è a posto. La coppia invece instabile, con pianeti del genere, è ovvio che ha vita scarsa, perché questi sono pianeti che bussano alla porta del cuore e dicono: guarda che forse un cambiamento e un voltapagina con un taglio dei rami secchi del passato, così come il motto di Saturno, è necessario. Quindi ostinarsi anche a trascinare un legame che non funziona e sapete non funzionare, questa settimana sarà ancora possibile, verrà alimentata ancora la frustrazione di questa coppia che scoppia e che sta in piedi con le stampelle, ma se non decidete adesso, poi Marte vi aiuterà lui a compiere quei tagli necessari entro fine anno, anche nei principi dell'anno successivo, con la presenza di Giove che ingresserà poi nel segno dei Gemelli tra maggio e giugno, quindi nella prima parte dell'anno del 2024. I single con la quadratura venusiana al sole ci raccontano di incontri, di divertimento. Forse alcuni di voi perderanno anche la testa per persone già occupate, ma attenzione, perché questa Venere ci parla anche di tanti colpi di testa ingiustificati. Quindi cercate di valutare bene bene chi vi sta accanto o chi incontrate nel corso di questa settimana. Dedicatevi alla mondanità, perché lì la mondanità, il divertimento nel corso delle giornate di domenica e di martedì e mercoledì
venerdì sono, diciamo, più accettate e accolte dalle stelle. Sicuramente i nativi del Sagittario devono in questo momento pensare al da farsi. Questa è la base, è proprio necessario per comprendere il proprio futuro, per capire i transiti futuri, è bene capire dove volete andare, perché in questa maniera, quando Marte giungerà sul Sole Sagittarino, già avrete le idee chiare sul da farsi. Diamo al Sagittario un 7,5. Capricorno. Il Capricorno è un segno innanzitutto legato a Saturno e Urano, che sono i due maestri del segno. Saturno è molto forte in Capricorno in questo periodo perché è supportato dal sestile, quindi il Capricorno è come se avesse ritrovato le fondamenta del proprio io, le fondamenta della propria persona. È un Capricorno che difficilmente si collega al sé, ma si collega tanto all'io perché è un segno materiale, quindi il Capricorno è utilitarista. Pensa a mangiare, bere, a fare soldi, a fare cose che nella pratica funzionano. Non pensa tanto a filosofeggiare. Eppure molti Capricorno sono filosofi anche storici molto molto conosciuti. Però Capricorno che conosciamo ad oggi un po' per la complicità plutoniana che si è riattivata nel segno, un po' per il supporto di Saturno al sestile di se stesso dal segno dei pesci, è sicuramente un Capricorno che in questo momento va ad alimentare la sfera della materia. Mettiamoci Giove e Urano al trigono retrogradi, mettiamoci la Venere in Vergine attivata da questa presenza plutoniana altresì che ha ripreso il moto diretto, mettiamoci l'appoggio di Marte e dal fine settimana di Mercurio in Scorpione, questa è una settimana straordinaria, una settimana in cui il libero professionista può pensare a fagocitare affari a più non posso, si sposta di più, stringe affari nuovi, l'intraprendenza che ha viene alle stelle, quindi veramente giungeranno a voi tanti lavori e tante opportunità di fare denaro. Più voi siete stati abili, più siete abili a livello di anima, diciamo di personalità, ma più avete dentro di voi il seme del commercio nell'anima, mettiamola così in modo improprio. Più questi pianeti fagocitano e amplificano questo commercio che avete nel DNA e quindi giungono a voi automaticamente come magnete tutte le proposte più belle per espandere la cerchia della professione e il denaro, quindi veramente una settimana ad hoc. Anche il dipendente è forte, sveglio, brilla di una luce diversa all'interno del contesto lavorativo, viene notato, viene anche elogiato. Potete chiedere, perché tanti di voi che chiederanno un aumento di denaro o di status otterranno veramente ciò che desiderano. Una settimana molto bella. Mercurio rimane la quadratura fino a sabato, quindi ancora magari dentro di voi siete combattuti tra qualcosa che avete fatto o qualcosa che forse dovevate fare e non avete fatto, insomma c'è un po' un dibattimento interiore su situazioni che avreste voluto compiere che magari non avete compiuto o avete compiuto in modo diverso da come le avevate pensate, insomma c'è un po' di confusione nella vostra mente, ma rimane fino a sabato e poi con tutti gli altri pianeti che ci sono le energie sono molto forti, non manca la determinazione, non manca la grinta, non manca la forza di volontà, veramente una settimana ad hoc anche per il dipendente assunto da poco che può dimostrare a chi di dovere quanto vale. Per quanto riguarda la coppia, questa è una coppia che brilla, può pensare ad andare avanti nei propri progetti in modo concreto e serio. Un matrimonio per molti alle porte, una convivenza, la nascita di un bebè, l'acquisto di una casa, cioè si stanno per istituire delle situazioni astrologiche talmente forti e congeniali alla coppia che veramente c'è il sole nel vostro futuro. Un sole che peraltro vi ricorda di prendere in mano le occasioni che la stessa Luna vi condurrà ad avere nelle giornate di giovedì e venerdì con la presenza di se stessa nel vostro segno e che vi consentirà anche magari di accogliere, per quanto riguarda i single, quell'incontro, quel meeting verso una persona che avevate perso, verso un amico che ha ritrattato la sua amicizia nei vostri confronti, che la ritratterà. Cioè, avete veramente una settimana in cui si muovono le energie del sottosuolo e arrivano a voi portandovi quella gloria che meritate e quei trionfi anche personali che meritate. I single hanno davvero una settimana in cui tornano a galla
amicizie del passato, tornano a galla amori del passato anche tramite comunicazioni inaspettate, incontri anche molto belli, stanno per giungere con questo Marte nel vostro undicesimo campo solare. Veramente, ragazzi miei, avete vicino a voi una sorprendente rinascita a tutto tondo anche nel campo della singletudine. A causa di questo Mercurio che quadra il vostro Sole, non posso darvi un 10 pieno, ma vi do un 9, quindi congratulazioni. Acquario. Gli amici dell'Acquario hanno uno zodiaco completamente, completamente diverso dal Capricorno che abbiamo appena analizzato e non è uno zodiaco vincente, ahimè. Purtroppo abbiamo una serie di pianeti che andranno via via a quadrare il Sole e che accenderanno la già presente quadratura di Giove al Sole, che è sì uno stimolo, ma è anche uno stimolo su più fronti che non porta assolutamente niente di buono. Sicuramente Marte in Scorpione, che è ingressato la settimana scorsa, pone ai nativi del segno la necessità di rivalutare sia una collaborazione sotto il profilo professionale, sia una relazione, un momento in cui ci sono persone attorno che vanno allontanate. Questo Marte ribatte nuovamente sul tema delle amicizie e va a generare nuovamente una scrematura proprio in quell'ambito. Quindi attendetevi nel corso di questa settimana, in particolar modo lunedì, dei momenti in cui le vostre energie saranno alquanto nervosette e cercherete il confronto con chi vi sta accanto. Meglio è le giornate di martedì e mercoledì con questa luna molto buona a sestiere il vostro sole, che invece va a ingigantire la vostra voglia di armonia e di trovare un appoggio verso persone nuove, verso situazioni nuove. Quindi c'è appunto su più fronti un cambio energetico attraverso una cerniera di amicizie del passato e la possibilità di aprirvi al nuovo. Per quanto riguarda il lavoratore autonomo, con Marte la quadratura del Sole al decimo campo solare, un nuovo progetto, una nuova collaborazione giungono, c'è la possibilità che cambiate alcuni aspetti del vostro lavoro e lo facciate nel migliore dei modi. E al contempo c'è anche la possibilità che molti di voi possano rivedere alcune collaborazioni che non funzionano e sostituirle, che va molto molto bene visto il momento in cui siete proprio chiamati, non ho necessità di fare pulizia. Vedremo che sia questa cosa avverrà sia nella sfera professionale che nella sfera appunto affettiva. E anche qui il dipendente dovrà tenere in seria considerazione la possibilità di cambiare il proprio incarico, forse perché alcune situazioni lavorative non funzionano più, forse perché alcune diatribe avute negli ultimi periodi vi hanno incentivato ad andare, a iniziare una situazione lavorativa nuova. Vi invito magari a pensarci un attimino prima di essere così istintivi e di farlo con la riattivazione di Giove in Toro che avverrà per l'appunto nel mese di gennaio. Quindi di tirare ancora la corda per alcuni mesi. E sicuramente il dipendente dovrà vivere nel corso della settimana, in particolar modo lunedì e qualora lavorasse anche la domenica, delle situazioni difficili di diatriba, di confronto, delle situazioni in cui comunque l'energia di disarmonia la sentirete proprio dentro e quindi vorrete esprimerla attraverso dei contrasti e confronti, forse perché molti di voi non si sentono accettati all'interno dell'ambito lavorativo e quindi cercano una rivalsa attraverso un confronto diretto. E questo capiterà soprattutto l'Acquario donna, essendo l'Acquario un segno che in questo caso si sposa meglio con i segni maschili, quindi sentirete maggiormente voi donne dell'Acquario questa quadratura marziana al Sole attivata appunto dalla Luna, ma ciò non toglie che anche i maschietti la sentano, ma la vivranno in modo molto differente rispetto al gentil sesso. Dal canto gioviale e uraniano abbiamo ancora una quadratura latente e retrograda e che in qualche maniera non è che ci sostenga tantissimo, non è che sostenga i nativi dell'Acquario regalando delle iniziative o delle opportunità senza faticare. Questi sono pianeti che chiamano fatiche, che chiamano sacrifici, che chiamano momenti di revisione della propria persona e del proprio operato, dunque del proprio lavoro. Certo, è una settimana che premia molto i più intraprendenti, perché Mercurio rimane al trigono del Sole per i nativi della terza decade, quindi porta movimento, spostamento, opportunità lavorative, opportunità di lavoro anche per i più giovani che stanno magari cercando un impiego o per coloro che avessero da poco iniziato. Mercurio che porta molto bene in fatto di accoglimento nella sfera lavorativa, nell'habitat professionale. Anche Mercurio ci racconta qualora abbiate da sostenere esami, la possibilità di sostenere degli esami e di uscirne vittoriosa anche dei concorsi pubblici. Insomma, i pianeti ci raccontano di una bella evoluzione che molti di voi avranno e che sarà fortemente condizionata dai pianeti che non è che
diano quella fluidità, quella fortuna, quel necessario, forse desiderato anche da parte vostra, momento di serenità, perché venite anche, dobbiamo dirlo, da mesi difficili, da mesi in cui avete faticato, avete avuto tanto da dire, tanto anche da fare, quindi tanta fatica era nell'aria, ma tanta fatica lo sarà in me ancora oggi, forse ancora più dei mesi precedenti, perché qui si richiede, nativi del segno, un cambiamento anche di rotta nel proprio comportamento, qualcosa dovrà essere modificato, vi verrà fatta una richiesta a livello lavorativo, sia per il dipendente che per il datore di lavoro o per quanto riguarda l'imprenditore o il libero professionista, cioè qualcuno vi farà una richiesta perché è necessaria la vostra evoluzione spirituale di questo frangente temporale. Ovviamente l'amore di coppia risente di questi transiti, perché se accanto non avete una persona congeniale, le forme di nervosismo, di preoccupazioni alimentate dal lavoro, le difficoltà che avrete nell'ambito lavorativo, anche per restare calmi con voi stessi e voi verso gli altri, si sentiranno e molti di voi tenderanno a scaricare queste forme di frustrazione energetica con chi vi sta accanto. Certo, se la coppia scoppia già da tempo con la quadratura di Marte, con l'accensione di questa quadratura Giove-Urano, soprattutto la domenica, alcuni scontri importanti potranno sorgere. Anche il lunedì non sarà certo una giornata semplice per molti di voi. Che dire, posso soltanto augurarvi di praticare sovente meditazioni. Quindi, se voi praticate meditazione, ovviamente tante di queste energie che chiamano a rabbia, a fatica, a sacrificio, a forza, a scavare con le proprie unghie nel terreno, e allora attutirete un attimino questo senso marziano che la farà da padrone nel corso della settimana. Viceversa, vi consiglio di lavorare tanto scaricando le energie inespresse attraverso l'attività fisica o agonistica e attraverso appunto la meditazione o discipline spirituali. È un momento in cui i single non possono aspettarsi gli incontri, possono aspettarsi degli incontri magari carnali, sessuali, interessanti anche per i più, ma che non vi regalano quella necessità, quella necessaria svolta affettiva che molti attendono. Devo anche dire che, ad onore del vero, essendo l'acquario il segno della New Age, dunque dell'individualismo e quindi del fomentare le discipline che pensano all'io piuttosto che alla spiritualità, come invece spesso è detta in maniera contraria a quella che è la natura della New Age, ovviamente molti di voi dovranno rivedere alcune amicizie che magari fungono da partner, che sono magari molto presenti nella vostra vita, ma che in questo momento è bene prendere le distanze perché è in serbo per voi l'apertura di una strada nuova che vedremo visualizzata nel 2024 in termini di amore, intendo, e che potrà così aprirvi ad una nuova stagione del cuore. Ma sino ad allora, se siete single questa settimana e anche la prossima settimana, ne parleremo bene la prossima settimana, questa Venere all'ottavo campo solare, alimentata martedì e mercoledì da questa luna e anche giovedì e venerdì, vi condurrà appunto a rivedere un'amicizia del passato e a aprirvi a liaison carnali. La domenica è buona perché la luna è nel segno, quindi si generano ancora delle diatribe, come abbiamo visto, con chi insomma ormai sopportate e non sopportate, ma è una luna che comunque apre anche al nuovo, apre anche a tutto ciò che è possibilità di evasione dalla routine, e voi ne avete particolarmente bisogno, soprattutto nel corso di questa settimana. Diamo ai nativi dell'acquario un 7 politico. Pesci. Ultimo segno che conclude la ciclica dei segni è il segno, diciamo, in questo momento più gettonato per la presenza all'interno di Saturno, che pur essendo ancora retrogrado non ci racconta ancora di cambiamenti importanti per i nativi, ma ci racconta di alcune situazioni che si stanno aprendo e che a breve si manifesteranno, grazie appunto alla sua riattivazione, ma queste situazioni che si palesano all'orizzonte sono dettate dalla presenza di Marte in Scorpione, che è un Marte molto buono, un Marte che ci parla di belle evoluzioni in ambito lavorativo e in ambito affettivo. Qui si diversifica il libero professionista che ha la possibilità con questo Marte di chiudere definitivamente dei rapporti sorti e di iniziare un nuovo percorso lavorativo. Molti hanno già iniziato un nuovo lavoro e attraverso questo lavoro potrebbero incontrare una nuova persona con cui poi generare, no, una linea del cuore veramente a voi destinata.
Questo Marte, che è in un segno scorpionico, fagocita le iniziative carnali per i nativi dei pesci, quindi molti giovani dei pesci potranno estendere le proprie compagnie, i propri mezzi di compagnia con incontri occasionali che possono sempre far bene alla mente e all'alleggerimento di quei pesi portati naturalmente da Saturno. Questa è una buona settimana che parte con questa luna al trigono, attivante di Marte, bene dunque i progetti per i liberi professionisti, bene i contratti, bene gli accordi, sarete molto determinati, molto grintosi e riuscirete ad arrivare dritti dritti al sodo e a farvi capire. Più pesanti sono le giornate di martedì e mercoledì con la luna quadrata al sole che viene a essere risvegliata dall'opposizione di Venere in Vergine, quindi se avete accanto un partner, quelle sono giornate, pardon, in cui forse qualche qui pro quo, qualche momento di antipatia la vivrete anche col partner, qualche momento in cui non sarete completamente in linea con il linguaggio del cuore che vi caratterizza col partner. Questa cosa poi ribatte anche nel lavoro, perché questo transito è facilmente leggibile anche nell'ambito del lavoro e ci racconta anche per quanto riguarda liberi professionisti, i momenti non certo facili che potreste vivere, di denaro che non arriva quando deve arrivare, di clienti che non pagano quando devono pagare, di situazioni che magari lasciano un po' l'amaro in bocca, ma saranno immediatamente risolte i giorni successivi. Quindi sono intralci di breve levatura che troveranno sicuramente facili risoluzioni. E partiamo poi diciamo ad un rinnovamento completo. Partiamo per strade nuove che si apriranno e li potrete vedere nella giornata di domenica, perché la giornata di domenica finalmente vuole l'ausilio di Mercurio all'interno del segno dello Scorpione, quindi genera un'ulteriore apertura. Ci sono strade nuove che si aprono anche in virtù di qui pro quo, perché a volte i contrasti, i confronti, seppur non belli perché indeboliscono i campi energetici, però in realtà sono necessari perché si prende atto di un cambiamento necessario da fare. Questo è un momento in cui i nativi del segno dei pesci dipendenti non consiglio di cambiare, ma consiglio di chiedere avanzamenti ed evoluzione del proprio status o economiche, perché è un momento in cui vi possono veramente accogliere, vi possono dare tanto e possono accogliere le vostre idee e la vostra bravura anche, no? Può essere vista e può essere colta come una vera risorsa per l'azienda stessa. Quindi è un momento in cui sarete sotto la luce dei riflettori, ben venga. Detto ciò, anche i lavoratori autonomi con transiti del genere sono veramente benedetti dalle stelle della fortuna. Per quanto riguarda la coppia, ripeto, è una coppia che può costruire tanto se la sinastria concede la costruzione attraverso appunto transiti di tale levatura, perché con transiti di così sì, ci possono essere dei momenti in cui il tiro va aggiustato un attimino, dovrete insomma raddrizzarlo un pochettino, però di fatto la coppia con transiti di così, se è in sinastria giusta, può costruire anche tanto, può nascere qualcosa di bello anche in seguito ad una decisione, ad un matrimonio, ad una convivenza. Se invece la coppia scoppia e non è ancora scoppiata, perché già questa coppia per la prima decade è scoppiata, perché Saturno ha già lavorato su tutta la prima decade, poi è tornato indietro, adesso si riattiva, lavora ancora sulla prima e sulla seconda, però il più, ecco, Saturno lo ha già fatto per molti, o comunque ha già dimostrato a molti quello che porterà con la sua riattivazione, no? Perché se la coppia non funziona, io sono più che convinto che molti di voi abbiano già avuto delle defiance notevoli, poi che abbiano preso atto di queste defiance come necessaria interruzione, questo è un altro discorso, cioè se non vi siete ancora svegliati nel capire che accanto a voi non c'è la persona giusta, adesso Saturno si risveglierà lui, ma farà risvegliare anche voi, quindi in qualche maniera insomma la resa dei conti per le coppie instabili è dietro l'angolo. I single, come ho detto, si devono super divertire in queste settimane, in questi giorni la luna è completamente a vostro favore, soprattutto nelle giornate centrali, quindi giornate di giovedì e venerdì, ecco, quasi alla fine, diciamo post centrali, ed è sicuramente un toccasana quella luna che amplifica non solo il vostro desiderio di carnalità, che è fortemente, abbondantemente soddisfatto dalle stelle di questa settimana, che concedono a voi attraverso una ricerca facile carnalità, anche incontri d'occasione qualora siate predisposti o comunque siate indirizzati in tal senso.
ma anche i singoli hanno incontri che davvero possono, che promettono bene, che possono lasciare il segno. Quindi questa è una settimana più che interessante, più che positiva per i nativi del segno dei pesci. Se non fosse per Mercurio in bilancio vi darei un 10, ma vi do un 8 e mezzo, anche complice questa opposizione venusiana dal segno della Vergine opposto al vostro segno pesciolino. Quindi un 8 e mezzo è più che motivato e giustificato. Grazie per essere stati in mia compagnia, ci vediamo settimana prossima. Ciao!